Il vostro cruccio sono le spalle larghe o le braccia grosse? Vi preparate per uscire, vi fate tutte carine e poi alla fine, guardandovi allo specchio, vi vedete sempre così? Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Forse è perché non avete scelto il look giusto. Ecco quindi un nuovo video con 10 piccoli consigli su come vestirsi se si hanno le spalle larghe o le braccia grosse. Ma prima, come sempre, se volete supportarmi lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. E se non volete perdervi i miei look e nuovi piccoli consigli ogni giorno, seguitemi su Instagram come Ele Petrella. Le maniche no. Primo consiglio, un'ovvietà. Innanzitutto, le due cose che una ragazza con braccia o spalle importanti dovrebbe evitare sono le magliette con maniche super aderenti, come quelle in microfibra, che al di là della questione puramente estetica possono aumentare la sensazione di disagio, e le magliette con le maniche trasparenti o maxi, che richiamerebbero tutte le attenzioni. Se hai sia le spalle larghe sia le braccia importanti, puoi considerare le maniche a tre quarti, ma dimentica assolutamente le maniche corte e strette, che tagliano e segnano molto il braccio, e quelle ad aletta, che danno l'illusione ottica di ingrandire la parte superiore del corpo. Se invece hai solo le spalle larghe, le uniche da dimenticare sono quelle ad aletta. Le maniche, sì. Meglio optare per modelli morbidi, in tessuti non fascianti e che lasciano almeno un dito di distanza tra il braccio e la manica stessa. Le maniche raglan, ossia quelle tagliate di sbiego senza cuciture sulle spalle, le maniche a pipistrello e le maniche con cuciture basse sono le ideali. Contrariamente a quanto potresti pensare, poi sconsiglio le maniche a sbuffo. È vero, creano volume attorno alle braccia, ma spesso sono aderenti sull'orlo e creano quindi un effetto gonfio da evitare. Gli scolli nemici. Evita gli scolli a barca, i tagli off shoulder e i top senza spalline, che creando una linea orizzontale sul petto proprio all'altezza delle spalle non farebbero altro che enfatizzarne l'ampiezza e in qualche modo schiaccerebbero anche un po' le braccia. Attenzione poi ai colletti piccoli, che in qualche modo accentuano la spalla importante. Sempre meglio optare per colletti medi o grandi. Gli scolli amici. Grandi alleate sono le scollature profonde, a V e a U, che introducendo due linee verticali spezzano l'orizzontalità e fanno sembrare il busto notevolmente più snello e longilineo. Quindi io dico sì agli scolli verticali, no agli scolli orizzontali. Fa risaltare gli anchi e le gambe. Per distogliere l'attenzione dalle spalle e dalle braccia occorre far risaltare i fianchi e le gambe, che possono essere il tuo vero punto forte. Come fare? Con pantaloni a palazzo o a zampa, con cinture in vita, con abiti sciancrati e con gonne e shorts che esaltino il corpo femminile. No, ai capi oversize. È sempre sbagliato nascondersi dentro capi maxi e informi. Cerca piuttosto di preferire capi morbidi per il sopra e più aderenti per il sotto, che mettono in evidenza il punto vita in maniera naturale. Ricorda, devi ridistribuire le proporzioni, non coprirti il più possibile. I capispalla più adatti. Giacche e cardigan possono essere di grande aiuto, ma attenzione a quali scegli. Cerca di evitare i capispalla troppo strutturati, con applicazioni, dettagli, sbuffi, spalline preformate e tessuti spessi, perché vanno ad aumentare peso e volume proprio in quei punti dai quali tu vorresti in realtà distogliere l'attenzione. Preferisci linee pulite e tessuti leggeri. Un esempio, i kimono di super tendenza minimizzano sia le braccia sia le spalle grazie alla loro manica ampia e a tre quarti. Gli abiti perfetti. Prova i vestiti incrociati sul seno, dove l'incrocio arriva o sotto al seno o alla vita. Può essere sia un modello fasciante sia un modello più svasato. L'importante è che abbia la gonna abbastanza corta da far sì che siano le gambe a catalizzare l'attenzione e che rispetti i requisiti delle maniche che ti ho suggerito nel punto 1 e 2.
attenzione ai particolari. Stai attenta ai colori e utilizza la tecnica della ridistribuzione dell'equilibrio della figura. Utilizza quindi colori chiari e sgargianti per la parte sotto e quelli più semplici e scuri per la parte sopra. Anzi, se aggiungi sotto qualche fantasia particolare o qualche applicazione come le tasche, gli strass o le perle, ancora meglio. Trucchetto collo scoperto. Bisogna lasciare libera la zona del collo senza mai ispessirla. Quindi, al di là delle maglie a collo alto, non bisogna neanche mai indossare le sciarpe troppo spesse e le collane troppo appariscenti. In alternativa, gli orecchini lunghi che danno equilibrio alla figura possono essere molto funzionali. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Nell'info box ho inserito i link dei capi di cui vi ho parlato. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit quotidiani, vi aspetto su Instagram come Ele Petrella.